Mattia, allora è cominciata la stagione, è cominciata con due tie break, insomma, subito pressione alle stelle per questo inizio di campionato. Come l'hai vissuto? Ah, allora, l'inizio è andato sicuramente bene. Abbiamo fatto due vittorie sudate in due tie break, che ce ne saranno molti all'interno di quest'anno, perché come ogni anno il campionato italiano è molto equilibrato, dove tutte le squadre possono vincere contro tutte perché ci sono tanti giocatori di alto livello e tutte le squadre hanno un bel gioco. Queste due partite hanno anche dimostrato che anche chi parte dalla panchina può avere ruoli importanti durante la gara. Sì, è sicuramente sarà una nostra caratteristica, una nostra forza, che in tutte e due le partite chi è entrato dalla panchina è riuscito a dare una mano in più alla squadra per aiutarla a vincere, e secondo me è un grande pregio per questa squadra, perché ci permetterà anche in futuro, in altre situazioni complicate, di poterle risolvere. Tu hai avuto una grande occasione, quella di lavorare per 2 mesi praticamente con la squadra non al completo, ma quasi, insomma, eravate in tanti del roster. Come l'hai sfruttato? Ah, l'ho sfruttata, diciamo, abituandomi al livello della Superlega, che è molto alto. Si sente, diciamo, la differenza con gli altri campionati come la 2, e ho sfruttato al meglio ogni giorno che avevo, e continuo a farlo adesso anche con Bruno e con la squadra al completo. Sono arrivate delle parole importanti da parte dei tuoi compagni, come la loro esperienza. Quantarena ha parlato benissimo di te, lo stesso Bruno. Come stai vivendo il rapporto con loro e se senti comunque che c'è quasi una parità, cioè c'è confronto tra le parti? Allora, intanto li ringrazio per le belle parole, mi hanno fatto piacere. Sicuramente i primi giorni vivendo con loro mi sembrava un po' strano, perché sono stati giocatori che sono stato abituato negli anni a vedere in TV. Però adesso che abbiamo anche creato un rapporto umano più profondo è sicuramente molto bello, perché dalla loro parte ci sono un grandissimo numero di partite di esperienza che spero mi possa aiutare nel proseguo della stagione. Avvertite di essere una squadra con tanto carattere che va a sopperire magari a qualche mancanza che c'è stata, ma con il carattere l'avete rimessa in piedi tutte e due. Sì, il carattere è sicuramente un aspetto molto importante durante le partite. A volte le cose possono non riuscire, noi ci mettiamo sempre il massimo, e con il carattere, come è successo in queste due partite, siamo riusciti a rimanere in partita anche in set dove siamo stati sotto, e in set dove eravamo chiamati a recuperare l'abbiamo fatto. Tuo papà cosa ha detto dopo la partita di Verona? Insomma, è stato il primo vero esordio, no? Non è un'entrata in battuta, hai proprio giocato mezzo set. Come andate? Cosa ti ha detto? No, mi ha fatto i complimenti, poi mi ha chiesto un po' come mi sentivo durante la partita, visto che era la prima volta che entravo a palleggiare. Mi ha chiesto un po' le emozioni, come mi sono sentito, e così abbiamo parlato un po' di questo. Si parla molto di te, no? Ti conoscevamo già prima che tu arrivassi, Bonifante, Bonifante, Bonifante. Senti un po' la pressione di questo piccolo giovane talento che cresce o no? No, no, diciamo che io cerco di giocare sempre spensierato, facendo quello che mi piace, dando il massimo in quello che posso dare in qualsiasi situazione. Poi ovvio che l'ambiente qui è molto più vivace, molto più presente rispetto ad altre realtà, però secondo me è una cosa che può aiutarci e mi fa piacere. Riccardo, allora, la stagione è cominciata con due tie-break e per te è cominciata con una maglia diversa rispetto al solito. Come stai vivendo queste prime partite? Petrella ti sta sfruttando in un ruolo, diciamo, diverso. Sì, certo, no, intanto sono molto contento perché queste due partite siamo riusciti a portarle a casa con i 20, lottando come ci eravamo detti. E poi personalmente sono contento di poter dare una mano anche in una veste diversa adesso, mentre aspettiamo che Giulio ritorni e cerchiamo di sfruttare tutti al massimo. Ecco, ingressi magari non così frequenti come accade con la maglia del Libero, ma comunque decisivi e importanti in entrambe le partite tue. Sì, insomma, quando entro in campo cerco di dare il mio contributo, e penso che a Verona comunque è stato importante. Siamo riusciti con qualche difesa, con due liberi in campo, a portare a casa questo tiebreak. Una squadra che è cambiata molto rispetto allo scorso anno, che ha lavorato pur non al completo tanto insieme. Come la vedi? Cosa ti aspetti da questa stagione? No, sono molto fiducioso. Tra di noi stiamo molto bene. Abbiamo lavorato tanto in tanti e in questa preparazione, aspettando i ragazzi della nazionale. Adesso stiamo continuando. Il nostro sappiamo che è un percorso molto lungo, ma penso che siamo sulla strada giusta.
Giovane tu, giovane l'allenatore, alla prima esperienza, qual è il rapporto fino a questo momento e come ti trovi con lui? No, molto bene, lo conoscevo già appunto perché era stato mio allenatore nelle giovanili e sono molto contento di averlo ritrovato qui e penso che anche lui stia vivendo questa esperienza al massimo e sta facendo un ottimo lavoro. Personalmente hai un obiettivo particolare per questa stagione? Ma l'obiettivo è sempre quello di lavorare al massimo, cercare di crescere e dare il contributo al massimo che posso dare alla squadra. Monza è un'altra squadra come Verona e Milano, no? E forse per tutta, è partita ancora meglio di come ci si aspettava. Che partita sarà e che Monza vedi? Ah, sarà una partita sicuramente molto dura come sono state queste prime due, come sarà un po' tutta la stagione. Monza è una squadra competitiva e penso che l'abbia dimostrato facendo una bellissima vittoria la prima giornata e mettendo in grande difficoltà Perugia. E sicuramente sappiamo che verranno qui per darci molto fastidio, quindi affronteremo questa partita come abbiamo affrontato le prime due. Tu che sei di Modena, come vedi il clima, no? Sembra forse che ci sia ancora più entusiasmo dell'anno scorso. Lo sentite, lo percepite? Sì, è una cosa di cui abbiamo parlato, quella che è molto importante, tenere il pubblico dalla nostra parte. Penso che ci siamo riusciti anche la prima giornata con Milano, e essendo sotto 2-1 non abbiamo mollato, il pubblico ci ha dato una grande mano in questo. A Verona lo stesso, e penso che la gente percepisca questa nostra caratteristica di non mollare mai. Ultima cosa per me, cambi compagni di squadra, diciamo di reparto, com'è Federici, sia in campo che fuori, insomma, e ci ha raccontato del vostro abbraccio a fine partita l'altro giorno che ti è venuto a dire facciamo una difesa insieme, andiamo a vincere il tiebreak, che insomma, che personaggio è e che giocatore è? No, è sicuramente una bravissima persona, un bravissimo ragazzo, ci troviamo molto bene fin da subito, è anche un bravissimo giocatore, penso che l'abbia dimostrato. E sì, è stato bello l'episodio dell'altra sera perché sono entrato in campo e lui mi ha detto adesso facciamo una, sono sicuro che faremo una difesa noi e porteremo a casa questa partita e così è successo, quindi alla fine sono andato a dirgli avevi ragione.